C'è 105 mica da. Metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 mica da. Come sto bene quando sto con te, caro Fede? C'è Zampaglione qui a 105 in casa. Ciao Federico. Come stai, bello mio? Bene, bene. Sono molto contento quando ti vedo. Anch'io sono molto contento perché sei un esperto di musica e la trasmetti questa cosa. Ma poi mi hai fatto una sorpresa perché solitamente l'estate è una stagione dove tu te ne vai via, non esci con i pezzi. Esatto, ero troppo di solito malinconico. Sì, sì. L'antiaperitivo. Invece quest'estate è partito il pezzo reggae, che poi è un genere che io ho fatto sempre negli anni, ma ci tengo a dire reggae, non reggaeton, sì, ma sì. Happy reggae quasi con delle sonorità un po' anni 80. Ma quando è nata questa Vento del Sud? Cioè quando l'hai scritta? Questa è nata in pieno inverno, pensa un okay, po'. Ok, ok. Così tra le mie tante, come dire, jam session ero lì con la chitarra. Da dove è nata? Cos'è la prima cosa che è questo nata? Questo giro qua. Ah ok, dal giro. E poi sono partito. Ragazza mia, come sei diversa tu, cresciuta con il vento del sud. Che bella immagine già sto vento del Io sud. Io non farò in modo che la vita porti via dal tuo bel viso l'allegria. Ma il testo ce l'avevi già lì? Allora, questa parte di testo sì, perché l'avevo dedicata alla mia ragazza, okay, che è del sud, okay, in effetti è di Mottola. E poi il testo l'ho completato proprio con lei, che mi ha dato delle immagini tipiche proprio pugliesi. Bello! E anche con mio padre. Quindi, ma dai! Sì, è stata una canzone molto gioiosa che è venuta fuori così. E non mi aspettavo poi di farla uscire. Poi, insomma, c'è stato questo cambio di casa discografica. Sono tornato alla Virgin, sono contentissimo perché è la casa discografica nella quale diciamo che sono nato. Dove ti ho conosciuto io, tra l'altro. E quindi abbiamo detto festeggiamo questo nuovo percorso insieme facendo uscire una canzone positiva ed estiva. E abbiamo deciso bello, di farlo. Bello. Sono molto contento anche del coinvolgimento di tuo papà, perché ricordo una cena fatta insieme. Dovete sapere che con Federico si parla veramente amabilmente di tutto, tanto di musica perché siamo due fissati, ma anche tanto di vita. E condividevamo quello che molte persone della nostra età condividono, che è un po' la paura di perdere i genitori, no? Sì. E allora, che è una cosa normale comunque, cioè fa parte della vita di tutti i giorni. Sono felice che tu abbia tirato in mezzo tuo papà in questa canzone. L'ho ritirato in mezzo perché lui poi ogni tanto compare, con lui ho scritto tante canzoni ed è un amico per me poi alla fine, come ti dicevo, insomma anche in altre occasioni, ed è un appassionato di musica. È stato lui alla fine che mi ha fatto, come dire, venire questa fissazione della musica, altrimenti chissà che l'avevi fatto. Senti, ma quando era nata Vento del Sud avevi già pensato di farla uscire poi? Era uno dei pezzi che, sui quali dicevi vabbè questa la voglio far uscire, o uno di quelli che tieni ogni tanto lì? Stava lì. Okay. Poi però mi ha appassionato perché era un pezzo appunto con queste ritmiche un po' tropicali così, quindi mi dava una certa positività, ho detto perché non condividerla anche con gli altri. Poi siccome eravamo in tour ci stava bene l'idea di far uscire una canzone nuova. E così insomma è nata Vento del Sud. Tour molto bello, ho avuto il piacere di venirti a vedere agli Arcimboldi. E poi insomma penso che dopo gli Arcimboldi non sei mai venuto in radio. Quindi ti faccio i complimenti a distanza di mesi per lo spettacolo molto bello e importante che hai portato in giro. Poi quella data lì era venuto anche Jovanotti sul palco. Sì, insomma, fantastico. Era stata una super festa. Sì, Lorenzo è stato grande. Mi ho rivisto proprio qualche giorno fa quella versione di Chiaro di Luna che abbiamo fatto, molto acustica, veramente bella, è stato un grande regalo. Il tour estivo prosegue sempre con quell'orchestra, okay, solo che la scaletta è più ovviamente ritmata ed è più, abbiamo messo dentro pezzi appunto più up tempo per capirci, quindi è un concerto molto particolare, si va ad atmosfere più rarefatte, a momenti in cui quasi si balla. Ah ok, che hai fatto in questi mesi? Sei tornato a fare box, mi sa, box, sì. Ti vedo che hai il muscolo vivo, lo vedo. Mi sono passati un po' i dolori alla schiena che avevo e che poi dipendevano da tutta una roba alimentare che non ti sto a spiegare, di intolleranze, che ti fa capire veramente che è tutto collegato. Quindi finalmente... Ti ricordo che qualche mese fa mi hai detto no, non basta,
basta, non faccio più box, mi hai detto. Ma perché c'avevo dei dolori assurdi alla schiena che poi dipendevano dall'alimentazione, pensa un po'. Adesso ho risolto tutto, mi sento benissimo e quindi ho ricominciato a fare gli allenamenti e sì, e poi ho lavorato su tanti pezzi nuovi, perché non è escluso che entro la fine del 2019 o inizio 2020 uscirà un nuovo album. E allora se mi vuoi bruciare le domande dando già le risposte, vabbè, cosa ti devo dire? Visto che hai la chitarra in mano, che pezzo ti ricorda l'estate? L'estate mi fa venire in mente adesso Summer on a Solitary Beach di Battiato. Te la ricordi? Sì, meravigliosa, sì. Poi mi viene in mente Fotoromanza, che ascoltavo sempre da ragazzino. Nannini, in jukebox, quindi. Ma assurdamente ti direi anche I Soppazzo di Pino Daniele, mi ricordo, e me l'andavo a sentire da solo in un jukebox nel paesello dove andavo d'estate e dicevo, ma questo dice le parolacce, però che bella canzone. Ecco, e poi ovviamente quelle robe tipo Righeira. Sì. Ce n'è una che hai nelle mani da fare con la chitarra? L'estate? Sì. Ah, che ti viene in mente d'estate? Dammi tu un'idea. No, dipende da te. Cioè, I Soppazzo già mi piacerebbe sentirla. Allora. Eccola che arriva. Wow. I Soppazzo. E voglio essere chi vuoi, uscire fuori da casa mia. I Soppazzo, c'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché i Soppazzo. La chiudiamo qui, Un gis scassato. Che bello che Pino in qualche modo, per una sorta di magia, torna sempre all'interno qui di 105 Mi Casa. Federico mi ha detto, la cosa che fai con i rapper del mashup la voglio fare anch'io, ma in un altro modo. Spiegami un po' come vuoi fare questo mashup che mi hai detto. Quella cosa che fai fare ai rapper la voglio fare anch'io. Che vedo che improvvisano, allora sì. Voglio improvvisare anch'io. Ma con le parole? No. Mettimi la base. Vai. Ok. Sempre improvvisazione, Quanto stai con la chitarra in mano ogni giorno? Tanto, troppo. Sempre? Sì, mi ricordo che mia madre mi diceva, Federico, ma vuoi uscire? Fa qualcosa, basta con questa chitarra, sfascia qualcosa. Senti, quante canzoni hai lì in questo momento, che è anche un momento dove secondo me stai pensando a un disco. Sì. Quante composizioni hai lì sulle quali stai lavorando? 11. 11. Le tieni tutte? Una è a rischio. Ce n'è una, ragazzi, che rischia di non essere pubblicata o di essere pubblicata poi. Postuma forse. Vede che bello ogni volta che mi vieni a trovare. Quindi ti farai un'estate in giro, però prima mi hai anche detto, sai Max, che a 50 inizio a godermi un po' di più la vita. Fai un po' di vacanza? Sì. Riuscirai? Farò un po' di vacanza con mia figlia, si spera, perché questi crescono in una velocità incredibile. Adesso a 10 anni, tra un po' non mi cagherà più. Sì, manca poco. Già lo vedo che durante i weekend spesso spuntano fuori festicciole, amici. Aia. Prima era molto più facile portarla al cinema, alle giostre. Adesso, certo. Mamma, c'ho una mia amichetta, capito? Tra qualche anno, arrivederci. Cosa dice lei di Vento del Sud? Ah, le piace, perché è ritmata. Lei è approvata. Ha quest'anima proprio quasi rapper.
e quindi quando sente il ritmo gli piace, quando sente le ballate un po' meno. Beh, ci sta, vanno più ascoltate, dai. Però anche Pino, visto che l'abbiamo nominato, c'aveva lo stesso problema. Mi dice: Federico, quando faccio sentire canzoni? Mia figlia dice: papà, che lagna! Andate ad ascoltare Vento del Sud, nuovo singolo di Federico Zampaglione, Tiro Mancino, da domani in tour. Fede, grazie di essere passato. Grazie a te, fratello, sai che ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Ciao, 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 ciao Fede, ciao.